Questo è Caverna di Platone. Questo è Si è lui. Questo è Caverna Rewind. Come sempre, io, siccome lo vedo caldo, voglio fare un gioco. Daglielo. Con lui. E avevo anticipato che volevo fare un gioco. E questo gioco è Indovina. Capirai. Il fumetto di Jack Kirby. Guardando soltanto una vignetta. È difficilissimo. Perché alcune poi sono simili. È vero, però devo dirti la verità, ti abbiamo facilitato molto perché sono tutti diversi tra loro e sono molto riconoscibili. Ma devo, c'è sta un'opzione oppure devo dire secco? No, me lo devi dire secco. Ok. Me lo devi dire secco, non ci sono opzioni. Abbiamo preparato un sito per fare questa cosa. Non era necessario, ma abbiamo creato un sito per fare questo gioco. Ma sì, su tutte le opere? No. Solo su poche opere, 10 opere, aspetta, dove sta il quiz? 10 opere, ok, quindi alcune sicuramente manco le ho lette. Eccolo qua, questo è il quiz, aspetta. Così, lo mettiamo qua, perfetto. Eccoci, allora. Shinos, moderatore ineffabile, ha preparato tutto questo. Ora lo mostrerò anche a voi. Allora. Se vuoi, allora, io non potrei, cioè, perché vorrei pure, in qualche modo vorrei partecipare, però non sarebbe giusto, perché poi magari non mi ricordo, ma questa sarebbe l'occasione, magari anche di parlare di qualche fumetto di Jack Kirby. Allora, questo fumetto, secondo me, puoi indovinarlo, se non succede niente. Puoi indovinarlo guardando questo non me lo ricordo. All'angolo della mia. Questo già so cos'è. Già sai che cos'è? Questo è Camandi. Sì. Hai sentito com'è andato spedito? Questo è Camandi. Proprio sicurissimo. Accendiamo. La distruzione del pianeta. Forza è Camandi. Per forza è Camandi. Camandi. Guarda, amore, è Camandi, me ne vado. No! Un po' sbagliando. Era Camandi. Non me posso sbagliare questo. L'ultimo uomo sulla Terra. Ovvio. Bellissimo fumetto. Che io devo rileggere, ci ho detto però. Io c'ho l'omnibus là sotto, c'ho l'omnibus Cavolo, della amore. Panini che è veramente devo stupendo. Devo rileggere perché io non l'ho mai letto, centralmente non sono mai riuscito perché non sono mai riuscito a riverirlo. Allora, chi si fa le fiere con me sa sempre che io ogni tanto mi vado a cercare un, diciamo... un numero di Camandi della serie originale, della pubblicazione originale. Sono certe da A new sensation di Jack Kirby blockbuster. Sì. Ma per l'epoca fu così, veramente. Esatto. Cioè, i famosi cosi era già anticipava i tempi. Cose catastrofiche, ragazzi. Il re è soltanto uno. Il re è uno solo. Jack Kirby, uno solo. Il più forte. Già anticipava le cose. Il più forte. Poi. Prossima domanda. Queste cose. Questo è quarto mondo. Questo è quarto mondo. I New Gods. Esatto. I nuovi dei. Bravo, esatto. Questi sono i nuovi dei. No, aspetta. È qua. Cioè, perché so poi sono varie testate. Cioè, quarto mondo racchiude New Gods e altre testate. Certo. Pure le altre cose sono accadute da tipo... Sì, tipo di Superman. Su Superman, eccetera. Certo, questo è New certo. Gods. Questo è New Gods. Dovrebbe essere New Gods. Poi se me sbaglio sono una capra. Che devo fare? Il quarto mondo, sì, eccolo qua. Io volevo comprare un CGC originale di New Gods, firmato. Ok. Poi non l'ho preso perché... Quanto costava? Una cifra, perché era... Vabbè, o meno di 1000 euro? Meno, però perché era un 7.5 o un 8. No, 7.5 costava tipo intorno ai 7.8. Ok. L'avevo firmato. Quello là che scritte... Bello, però non l'ho preso. Firmato da Jack Kirby? Sì, però non l'ho preso. Ma ci sono dei fumetti di Jack Kirby firmati, autografati che hai cercato di comprare? Sì, quello là, poi sempre un altro di uno dei Daryl Dinosaur, però okay. Non era firmato quello là, però quello posso prendo, della prima serie del Daryl Dinosaur, perché poi sbaglio a parlare. Cazzatizio. E poi aspetta, ne avevo puntato un altro, sempre della serie, quella là di...
Non posso dirlo, potrebbe essere 21 mesi fa. Ah, l'avevo visto uno di Capitan America, lo stavantissimo del bicentenario del Cap, disegnato da lui. Okay. Quello che sta la copertina così, quella copertina spettacolare, perché c'è sta una di quelle scene in cui vediamo proprio l'evoluzione grafica, in cui sembra che Capitan America sta menando veramente, cioè quelle famose, quella pure, quella costa pure quella tanto. Perché poi più si va indietro nel tempo e più la gradazione è alta e più ci vanno i soldi. Chiaro, più ci vogliono soldi, è ovvio. Va bene, andiamo avanti, dai. Questa allora, questa è tosta, questa è particolarissima. Questa perché faccio pure quelle che non mai hanno letto, Questo è veramente particolare. Questo sai che non mi ricordo. Questo mi dà qualche indizio. Lo so, qua è tosta. Questo non me lo ricordo proprio. Questo non me lo ricordo, ragazzi. Allora, te lo do io l'aiutino. Non è da Golden, cioè ovviamente dimmi di che anno si parla. Che può darsi pure che siano le cose che non ho letto o che non mi ricordo. Allora, dovrebbero la essere scena me da qualcosa. Allora, dovrebbero essere questa è fine, una scena particolare. Allora, fine 60 inizio 70 dovrebbe essere. Ma aspetta, è una di quelle che lui ha scritto, cioè adesso non è una sua opera, tipo che ne so, una storia. Non è una sua storia originale. Quindi può essere tipo che ne so, di un Capitan America, cioè le cose che lui ha lavorato. Potrei rivelarti troppo. Se te lo dicessi. La storia è quella. Se te lo dicessi, potrei rivelarti troppo. È di un fumetto già di qualcun altro. Che lui non di un fumetto. Una graphic novel. No. La storia strisce, la cosa settimanale che era. Allora, praticamente questa è la scena. Se non l'hai riconosciuta è perché non hai mai visto l'originale di questa storia qua, perché è un adattamento, non è una sua storia originale, questo è un adattamento. No, passo, naso. Naso. Passi. È naso. Mo' appara, adesso appara e dico, allora, lo sapevo! Allora, questo è un film, Angelo subito si è girato. Sta col telefono, sta guardando. Ah no, questo è un film di Stanley Kubrick. Noi diciamo sempre che Angelo, lui è Stanley Kubrick, per questo lui si è girato. Quando ho detto questo è un film. Che? Spazio, che è nello spazio. Bravissimo. Questa è 2001, Odissea nello spazio, l'adattamento a fumetti di Jack Kirby. No, questa è una chicca, però questo sono dopo io. Sì. Perché infatti, questa era trabocchetto. Neanche questa. Lo sapevo che l'avesse fatto, però. Era trabocchetto. L'ho detto, non lo sapevo. Cioè, ci sei arrivato con ragionamento. Vabbè, perché per forza mi dici il nome di Kubrick, vedo che è nuovo spazio, è per forza. Dai. È per forza la sua, però vabbè, non l'ho detto, diciamo così. Diciamo, questo vale a metà. No, ma ci sei arrivato. Prossima domanda. E questo è Machine Man, su. Su! Questo è il capolavoro di Kirby e di... Non mi fa incazzare, Machine Man! Mi prendi per il culo, non conosco a memoria, Machine Man! Kirby, devo recuperare l'Omnibus. Kirby e Ditko, questo è proprio altro capolavoro che devo recuperare, però questo non ce l'ho letto. Incredibile. Dopo l'Omnibus, questo lo si vede subito. Ma tu vorresti essere un robot vivente? È spettacolare sta storia, ma c'è tutta la poetica kirbiana, mischiata con i disegni di Ditko. Cioè, Kirby e Ditko insieme su un capolavoro... Ma questi sono fumetti che vanno letti. Da tributo. Riletti. Da tributo vero. Manati a memoria. Incredibile. No, incredibile. Questa è dicendo. Ditko e Kirby insieme, ragazzi. Ragazzi. Numi tutelari. I numi tutelari del fumetto. Ma il capolavoro. Lui. Oddio. Non casco su. Questo è facile, però mi ricordo che cazzo. Il personaggio è facile, lo so, ma il titolo della serie... Questi sono quelli proprio... Se ti ricordi il nome del personaggio, io te lo abbono, lui è famoso, però non è molto usato. Sempre il stesso discorso che mi ha fatto prima, però. Certo. L'adattamento, sempre suo. Me l'ha fatte tante le cose. Lo so. Però vado avanti, è bello, un uomo iconico. Poi c'è l'ombra, lui che si staglia nelle tenebre. Vale 50 sotto, i personaggi colorati in quel modo, oddio, illuminati dalla fiaccola. Quella della storia di quel mostro, no, c'entra niente. Tosta pure questa. Stava di Wanted Man, ma c'entra niente. No, non c'entra. Ragazzi, qua ma posso ricordare. Aspetta, queste sono proprio toste, io.
Questo sono tosse. Però manchino. Guarda, cioè, in fine ad ora, guarda quante ne indovinate. Ho capito. Perché magari, capace che poi magari lo vedo. Era sempre adattamento al film. No, sempre un fumetto. È un suo, è la sua opera. È un altro personaggio, non è un suo personaggio originale. Quindi, quello che mi frega a me. Mannaggia, questa non la so. Non è il Reptile di Mortal Kombat, comunque. Casco, qua casco male. Caschi. Non so, dammi qualche cosa per farmi ferire, poi mollo, che te devo dire. Allora, ti potrei dire che lui è il contrario di Angelo. Questa è tosta. Lo so, fra, è tosta. La chat che dicono? La chat che dice per me è la cipolla. Per me è la cipolla! Non lo so. Allora. Questa è top. Sbaglierò pure io. Allora, non so se l'hai mai conosciuto. Lui è un personaggio che parla sempre in rima. L'enigmista? No, non è l'enigmista. No. Quello dei racconti. È molto particolare lui. Lui è, te lo dico, è un demone. È un demone che parla sempre in rima. Che è il diavolo, che è? Mi ricordo. So. Mostriamo. È mostra, dai. Demon! Ah, ma questa la conosco! Oh, che deficiente! È Trigan. Questo lo conosco. Ragazzi, c'ho avuto un voto. Sai, mi stava incastrato. Su 91 Orbit aveva fatto pure un suggerimento particolare. Aveva scritto Trigan. Per farti arrivare ad Etrigan. Ragazzi, però questo qua lo conosco. Me lo ricordo adesso che l'ho visto. Non vale, assolutamente. Prossima domanda. Ah, qui abbiamo. Guarda bene il gruppo. Qua, secondo me, il gruppo è quello che farà tutto. Ti darà la soluzione. Metti sopra il mostro. Mi sembra quelli da Argonauti, che è? Questo è Flash Gordon. No. Allora, Ma sei proprio impegnato a cercare le allora, tavole, eh? Ti do un suggerimento. Qual è la prima famiglia di supereroi della Fantastici Marvel? Fantastici 4. Ok. Perfetto. Ok. Già ti ho detto tutto. Se conosci l'origine dei Fantastici 4, tu lo sai chi sono loro. L'origine editoriale dei Fantastici 4. Ah, ho capito. Ci sono arrivato, ho capito quali sono. Quello che ha fatto GF9 e Betting Sale. Giusto? Sì. E quelli so. Come si chiamano? Come si chiamano? Esploratori dell'ignoto. Fanculo. Challengers of the Unknown. Proprio loro. Arriva. No, ma lui ce li ha, lui li sa. No, ma lo sapevo, sì. Anche qua avventure opera. Fantastiche nello spazio, roba. Incredibile. Questa è proprio la base di quello che poi diventeranno, secondo me, meglio i Fantastici 4. Quella di GF9 per Team 6 è bella storia, tra l'altro. Questa è tosta, eh. Scusate, ho fatto un attimo una... La bestia di dimensione reagisce... Ah, questo è... È tosta perché non è sempre l'opera sua, però. Sì. È l'opera sua questa? Sì, è suo. No, la di Devil Dinosaur, ma non è lui. Mi sta una scena simile a questa, il Devil Dinosaur. Io non posso parlare. No, certo, non di parlare. Posso dire niente. È il Jerry Scott della situazione. Allora, qua bisogna, secondo me, riuscire ad intuire effettivamente questo tipo di creature quando le hai viste. Io metterei una base su... Addirittura. adesso è difficile. Aspetta, questo è quello di... Faber. Per la gloria e la conoscenza di Jack Kirby. Soldi non ce ne sono assolutamente. Questo mostro da quale fumetto proviene? Ah. Te la sono cercata. Ah, dammi le risposte.
Hai tolto la musichetta! Non ce l'abbiamo le risposte! Batman! Batman! Però sono sicuro che questo ci ho visto, cioè questo è un personaggio... Perché lui sta cosa che mischia l'essere i mostri con l'essere umani, cioè fa 300 vippe sopra, lui ha sempre fatto, lui ha la fissa per mischiare gli animali, i mostri, cioè certo, la fusione delle creature tra loro, poi anche un po' meccanico, non soltanto animale, l'ha sempre fatto, è vero, c'hai ragione. Fa sempre queste cose, lo fa in continuazione, è capace pure che magari un personaggio così della serie che conosco, però è apparso pure poco, perché non mi sembra un villain particolarmente cattivo, cioè è capace di un personaggio così buttato lì. Capito, e secondo me potrebbe essere proprio così. È quello, infatti, sarà sicuramente un nemico che viene fuori da una scena, da qualche episodio sporadico così, ma niente di degradante. Vero? Vorrei darti un suggerimento, ma se te lo do è finita, cioè... Non posso. La domanda da 70.000 euro non contempla suggerimenti. Dai, vabbè, facciamo forse Eterni, bonoso. Era Omak. No, questa la conosco. Era Omak. Questa non la conosco proprio. Non era Eterni. Questa non la conosco proprio. L'ha letta. L'ho sentito parlare, però proprio non l'avendo letta, non massa pure bella. Questa è la R. Pulaion. È una di quelle storie che sto recuperando, che mi manca. Di R. Pulaion. Queste sono quelle storie che uscivano, mi pare. Questo è proprio un suo originale, tra l'altro. Proprio un personaggio originale di Jack Kirby. Questa è tosta, questa è veramente tosta. Anche perché queste cose non sono storie che non sono state ristampate, sono pure difficili da trovare. Sono sempre state difficili. Infatti, di Lion, capito? Sì, sono esatto. Un po' difficili da trovare. Allora, lui praticamente si chiama Omak perché Omak significa Only Man Army Composited, cioè un esercito intero composto da un solo uomo. Dentro c'ha tipo migliaia di configurazioni, armi, cose. Sì, ragazzi, questa è veramente bella. Sì, questa era tosta. Questa era tosta. Perché sono cose che non è difficile. Sì, sono difficili da ristampare. Oh, guarda, vale male in peggio, però. Questa... Allora... hai tutto in questa pagina. Hai tutto quello che ti serve per raggiungere la risposta in questa pagina. Mi sembrano Eterni, questo. È la tua risposta definitiva, Faber? È Eterni. È la tua risposta definitiva, Faber? Diciamo così, mi pare forse fossero Eterni, ma mi sembra no. Guarda, ho sbagliato. Ah, fantastico. No, che coglione! Il viaggio nello spazio. Che coglione, questa proprio regalata, questa diciamo. Questa sì. Può buttata così. Questa così. Se ce la ragionavo avanti di mirare, abbiamo subito. Guarda che adesso domani fanno 7 video contro questa cosa. Che frega, no, ma questa questa me la ricordavo proprio. Come questa, sì, questa qua me la ricordavo. Perché sono preso da. Perché tu messa a mettere quelle difficili, quelle facili. Però lì c'avevi tutto, perché chiaramente che vignetta ti metti per farti capire sui Fantastici 4. Se ti metti un cattivo lo capisci subito. Ho sbagliato io. C'avevi il razzo che ti faceva capire il viaggio. Perché, ma sai perché non ci ho pensato? Perché tu mi hai fatto guardare sugli esploratori di ignoto. Ho fatto. Non ci ho proprio. Non pensavo che ti mettevo tutte e due. Ho proprio debellata. Però vado, aspettare. Questo è abbastanza misconosciuto, lo ammetto. Però è stato pubblicato anche in italiano. Questo è quello del coso. Questo è. Questo è un altro 70s, potentissimo. Anche un po' cultura hippie, diciamo. Un po' onirico per certi versi, in certe scene. Questo non l'ho letto. Non te lo ricordo. Questo l'ho proprio letto. Lo devo recuperare. Anche qua, come prima, la risposta è in questa pagina. Perché questo personaggio io ce l'ho visto, pure lui. E anche lui. Tutti sono presi questo personaggio che poi sono stati ripresi tutti quanti. Allora, il volto del personaggio è la soluzione che cerchi. È Capitan America? No. Lo stesso coso, però, chiaramente... Esatto. Che cos'è quella? La stella Capitan America. Ok, togli Capitan America. Che cos'è quella? La tuta dell'astronave. Ok. Riformuliamo. Di che colore è la stella? Bianca.
ok, se non fosse proprio bianca e fosse di un materiale raro, ma non come l'oro. Argento. Silver. In inglese, silver... Age. No! Quella è l'epoca. Silver, però stella. Comet. Silver, no, comet. Silver, stella. Silver Star. Ah, Silver Star. Ah, capito, perfetto. Silver però Star. Però questo... Sì, Silver Star, ok. Vabbè, Silver dai. Star. Anche questo qua, diciamo che... Non lo conoscevo questo qua. È facilissimo. È facilissimo. Questo è sempre eterno. Stavolta questo è eterno. Cazzo, questa è proprio una delle scene più belle. Una delle scene più iconiche e belle. Capolavoro. Di tutto il fumetto. Stavolta era veramente eterno. No, vabbè, solo stavolta. Poi ci ho pensato, però mi ha ricordato proprio. No. Solo stavolta. Finito il quiz, finito il quiz. Ah, stavamo a metà, dai, stavamo a metà, dai. Quante ne ha indovinati, ragazzi? Quante ne ha beccate? Allora, una ma sono bruciata, Fantastici 4 proprio bruciata. Quella dico, quella posta era proprio bruciata perché ero preso da... Sì, sì, me l'hai buttata proprio. Un paio erano difficili, però anche se Omak se poteva prendere. Sì, forse Omak ce la facevi. Questa è veramente roba tosta, cioè qua, veramente... Allora, qua ci abbiamo tutto. Sono pure opere che magari non ho letto. Allora, su... Che non mi ricordavo. Su 10... Mi sa 5 o 6. Su 10... Mi sa pure 7. No, forse 6 l'ho prese. Hai fatto 4 errori. Vabbè, su 10 o 6 vorrei più tante. Hai fatto 4 errori. È una maso bruciata, dimola. Ma no, no, vabbè, sì, purtroppo è andata così. Dai, 6. Tra cui Omak... Beh, Omak era molto difficile, effettivamente. Quella più facile era quella Fantastici 4. Però non mi ci ha messo niente di torre. Mi aspettavo qualcosa di torre. Non mi ci ha messo niente di torre. Sì, sì, non abbiamo messo niente di torre, effettivamente. Hai messo quelle più toste. Beh, se doveva essere un quiz. Vabbè, è vero. Questa molto difficile. La più difficile sarà questa, secondo The me. Demon. E questa qua. Sì, sì, sì. Questa, invece, bene o male, diciamo così. Questa, se l'avevo letta, indovinavo subito. Questa è un personaggio molto bello. Okay. Questa me la sono bruciata automaticamente. E questa qua... Sta rosicando un botto. No, su questa sì, perché questa proprio... Questa mi da, sai, fare da solo mi tiene capra. Perché questa qui è veramente da capra. Perché c'è proprio come ha detto lui, lo spare Fantastici 4. Però siccome tu mi hai fatto una cosa io te l'avevo messa apposta. Te l'avevo messa apposta, cioè, capito? Questa è proprio basilare, cioè. Però siccome mi ha fatto Esploratore Regno, io sono andato un bambolo. Ho proprio dimenticato che ha fatto pure Fantastici 4. Tu hai detto, perché siccome mi ha messo questo, non mi metterà mai anche quello. E invece te l'abbiamo messo. Te l'abbiamo messo proprio lì. Però ci sta. Te l'abbiamo messo proprio lì. Sì, Faber. Stavolta sì. Proprio al sesto posto te l'abbiamo messo. Però dai, diciamo arriviamo al massimo, visto la difficoltà delle domande. Allora, secondo me, se lo faceva Ghirio, faceva zero. Quindi qua. Molto difficile. Sufficienza. Risicata, ma sufficienza. 6 a 0, voglio dire. Un ottimo. È over. 6 a 0. Quindi. Soldi. Però, io, però, ti ripeto, sto Fantastici 4 mi ha proprio rovinato. Sì, ma io ho detto, però, che Kirby ci sono tante cose. Ma ragazzi, l'opera di Kirby, a parte alcune sono veramente difficili, poi alcune cose magari sono pure, diciamo così, tu prendi sotto gamma, no? Tipo la grafica 9, giusto, sei proprio, sono cose che arrivi alla fine di Kirby, cioè prima ti leggi altre cose, leggi quelle importanti, quelle tipo, ecco, ad esempio, quella che tu mi hai fatto vedere, ma anche quello è molto interessante, quello infatti è da scoprire, quello pure è veramente bello, anche cioè, sicuramente ha fatto tantissime non mi hai messo cose. Niente però su quello che ho preso recentemente del Vigilante. No, quello no. Sandman di Kirby, me l'aspettavo. Quello pure è interessante. No, ti ho messo altre. In realtà ce n'era anche un'altra, però poi sarebbero diventate 11. No, vabbè, e l'altra che avrei voluto mettere è questa qua, che ti faccio vedere. Non so se tu lo conosci, l'hai mai letto. Angelo lo conosce, perché gli ho fatto una testa tanta. Non so se hai mai visto questa serie degli anni 60, che si chiama Il Prigioniero. Una serie di Patrick McGowan, serie di TV inglese. E Jack Kirby fece il fumetto di questa serie. Questa è una copertina cult, questa qua. Sì. Questo qua, The Prisoner. La copertina me la ricordavo. Sì. Però il fumetto, sono sincero, questo non l'avevo letto. È stato pubblicato in italiano. No, purtroppo esaurito, introvabile questo, anche questo. Non lo conoscevo. La copertina me la ricordo, che l'ho visto già. Ma sono sicuro che lui conosce la puntata lì. No, fra! No.
A me Simpson vedo poco. Simpson. Ah, male. Guarda qua. Abbi il coraggio di dirlo a full screen. No, vabbè, nel senso. Che pensi dei Simpson? No, sono belli, no, nel senso, sono gialli. No, sono gialli. Fanno ridere. No, cioè però sono importanti, diciamo così. Non li seguo pochissimo. No, non è che non mi guardo, li seguo poco perché sono sempre in orari che non ho mai visto in quel periodo là. Orari Dragon Ball, no? Sì. Vedevo quello in Dragon Ball. E spegnevo. Fine! Andavo a fare i compiti. Capolavoro, lui diceva da bambino e basta. Dopo di quello che c'è sta meglio. Cioè, vabbè, chiaro, tutto quello che è dopo è inutile. Su questo però gli do ragione. Più dopo di quello che cazzo devo guardare. C'ha ragione, più di Dragon Ball che volevi guardare. Non c'è nulla. È così. Però è stato bello sto quiz. Dai, ci siamo divertiti.